Regione Campania è già abbastanza avanti, ho avuto la fortuna di seguirli durante questi 2 anni e devo dire che innanzitutto l'approccio, che è quello del team, quindi di non centralizzare in un processo verticale con mansioni predefinite, un ufficio diciamo di data management, è stata una cosa che ho apprezzato. Quindi come noi lavorano in una modalità di gruppo coinvolgendo persone di tutte le strutture, e forse il lack che vedo in questo momento è che loro non riescono a coinvolgere il territorio. La parte di quantità l'abbiamo più o meno assolta. In questo momento stiamo veramente mettendo a disposizione tanti tanti dati attraverso la conoscenza acquisita in diverse progettualità europee. Abbiamo imparato anche a dargli qualità, adesso dobbiamo farli usare, e questa è la grande sfida, cioè dobbiamo farli usare non dalla pubblica amministrazione ma fondamentalmente dai privati. Abbiamo aperto un'azione che si chiama Veneto Data Hub, nella quale lavorano in un ecosistema multiattoriale il mondo dell'industria, il mondo della ricerca, ricerca intesa come accademia ma anche ricerca industriale, le comunità del territorio e la pubblica amministrazione. Queste insieme devono riuscire a identificare quali sono i bisogni e soprattutto indirizzare i prodotti che devono essere sviluppati sulla componente dei dati, non dalla pubblica amministrazione ma dai privati.